recensione inaspettata. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già Ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi, come vi ho detto nell'intro, farò una recensione di alcuni libri. Una recensione del tutto casuale, perché non è l'azienda ad avermi contattato, non è la casa editrice ad avermi contattata, neanche la casa editrice neanche sa che io sto recensendo questi libri, ma mi è capitato di acquistarli per un'amica, perché voi dovete sapere che le mie amiche, mamme di figlie di 7-8 anni, mi chiedono: Ombretta, conosci libri con cui possa stimolare la creatività di mio figlio, bla bla bla. E allora, adesso che si avvicina Natale, mi è sembrato carino omaggiare bimbi e le mamme di alcuni libretti che ho incontrato in libreria sulla mia strada. Io vado sempre cercandoli, devo essere sincera, perché mi piace vedere come l'editoria evolve in tal senso. E molto spesso è una delusione, molto spesso le pubblicazioni sono anticaglie, molto spesso dico sempre la stessa solfa, e invece ho trovato una serie di libri, ne ho presi tantissimi, guardate. Intanto vi dico la casa editrice, Edizioni del Borgo, e poi ce n'è uno bellissimo della Giunti Junior. Allora, quindi è una cosa mista. Guardate, sono dei libri che riguardano la creatività dei bambini. Io ho comprato Tecniche di colorazione per bambini, Creare e giocare con i materiali di recupero, Tante idee per tutto l'anno, è fighissimo. Poi Fiori e animali con gli origami, sapete che sto in fissa. Poi Creare con le mollette di legno, ce le abbiamo tutte a casa e quindi mi è sembrato carino prenderlo. Riciclare con i bambini è carinissimo anche. Costruiamo il bosco con i suoi animali. E poi questo è bellissimo, Creare a Natale con materiali di recupero. E poi, sempre Edizioni del Borgo, ho preso, ora vi dico anche i prezzi, Crea e gioca con i bigliettini di Natale, e poi questo l'ho preso per me. Questo l'ho preso per noi a casa, ed è Il grande libro dei giochi di Natale. So che avrei dovuto fare delle recensioni separate di questi libri, però sinceramente, siccome poi li impacchetterò, non avrò più il tempo di farle, quindi ho preferito farle adesso. Allora, i miei preferiti sono così. Molto carino è Creare a Natale con materiale di recupero, è attualissimo e parla appunto di come creare un sacco di cose, pupazzini di neve, Babbo Natale assurdi. Guardate già questa in copertina, la renna col sacchetto di carta, la faremo insieme forse se avrò il tempo, perché gliela volevo regalare a Poti, la renna col calzino, è spettacolare, spettacolare. Quindi questo è troppo carino, Creare a Natale con il materiale da recupero. Questo è più romantico, infatti lo regalerò a una bimba più piccola, ed è Costruiamo il bosco e i suoi animali, con tutto il cartoncino. È un libro forse più di collage, per bimbi un po' più piccoli. Bellissimo anche, bellissimo anche perché ci sono dentro i cartamodelli. Questo è fantastico, riciclare con i bambini, e usa i piatti di carta in una maniera spettacolare. Molto carino, scusate l'elicottero, ma quello è, non posso dirgli di andare via. Poi carinissimo anche, troppo bellino, Creare con le mollette. Voi sapete che io spesso creo con le mollette, non da ultimo il pensierino che ho fatto per Poti. Sono tutti autori differenti. Edizioni del Borgo. E non lo volete un libro di Ombretta, di Arte per te? Allora, e poi gli origami sono carinissimi anche, vabbè, sono tutti animaletti in origami, questi sono per bimbi un poco più grandi. E poi Tante idee per tutto l'anno, accompagna i libri i bimbi tutto l'anno, vi insegna a fare vari, questa la gallinella di Pasqua è meravigliosa. Io, sapete ora che faccio, prima di regalarli fotografo i progetti che mi piacciono e poi ve li andrò riproponendo su Arte per te, naturalmente legandoli al nome, non me li passo per miei, legandoli al nome del libro. E poi guardate, un altro modo di sistemare i tappi, oltre a quello che vi ho fatto vedere io, di usare i tappi facendogli i capelli forti, troppo carini. Ah, è un gioco, dire fare baciare, è un gioco. Allora ragazzi,
Questi libretti sono carini. La cosa che mi piace dire è che sono molto intuitivi, molto veloci nella consultazione. Infatti io in mezz'ora ho scelto tutti questi, perché bastava sfogliarli. È vero che io basta e vedo la foto, so come fare il progetto, però vi posso assicurare che basta sfogliarli per capire come si fa. Quindi anche per i bambini, a livello di immagine anche per i bambini a livello di riproduciamo l'immagine sono molto semplici. Sono quasi tutti progetti da fare genitori figli. Poi ce n'è qualcuno particolarmente indicato, per esempio per i bimbi, anche da farli usare soli, che sono quelli per esempio sulle tecniche di colorazione. Insegnano ai bimbi a colorare in diversi modi. Questo è davvero carinissimo, e da qui vi prenderò qualcosa. Penso che Tito vorrà sbirciare qualcosa per i vostri bimbi, quindi vi proporrò qualche progetto. Passando, quindi, questi sono i libri di creatività. E la collana, ci sono due collane, ecco, c'è questa che è la collana Creiamo con i cartamodelli delle edizioni del Borgo, e appunto all'interno, vedete, al centro hanno anche i cartamodelli per realizzare i progettini, vedete, mentre quelli più creativi di riciclo e di colorazione sono invece questi un po' più quadrati, sempre edizioni del Borgo, anche questi di autori differenti, molto carini. I prezzi: questi così quadrati 8,90 euro ciascuno, questi così rettangolari con i cartamodelli 6,90 euro ciascuno. Poi ho preso questo che è molto molto carino, perché non tutti abbiamo il tempo di metterci lì a fare bigliettini del tutto homemade, ma questo dà al bambino la percezione del Natale. Infatti questo lo regalo a una mia amica che è molto molto impegnata con il lavoro e ogni anno arriva trafelata. Questo qua, creare i bigliettini di Natale, come si chiama? Bigliettini, crea e gioca biglietti di Natale, include uno splendido presepe tridimensionale e la storia dell'industria a Natale. È veramente carino ed è costato 7,90 euro. Certo, sono libri per bimbi, non vi aspettate il presepe disegnato in forme molto semplici, ma carino, per la stanzetta del bambino molto bellino. Mentre mi concentro un attimo su questo, perché sono entusiasta di questo libro, perché è stato come riscoprire un po' il mio Natale, perché è una cosa che facevo sempre. Io a Natale da piccola mi sono ricordata proprio, mi sono ritrovata nella mia cucina a Messina col tavolo rosso in formica a giocare al gioco dell'oca con mio padre e mia sorella. Non so perché, appena ho visto questo, sarà lo schema concentrico della copertina, ma ho ricordato subito quel momento e quindi l'ho comprato. 12,90, c'è il tabellone della tombola con le cartelle, leggo dietro. C'è il cartellone della tombola con le cartelle e numeri da ritagliare, Bubi Quiz con carte delle domande da ritagliare, carinissimo, il tabellone del gioco dei lanci, il domino di Natale, il gioco dell'oca di Babbo Natale, il gioco dell'oca della Befana, trova le differenze, le filastrocche, il labirinto degli gnomi, trova Bu, labirinto dei pupazzi di neve, segnalini, dadi da ritagliare, tante pagine da colorare, storie, puzzle, barzellette, indovinelli, test e quiz, fede a te, ricette natalizie. È un libro per tutta la famiglia, divertimento assicurato per i piccoli, per le mamme. Allora guardate, c'è tutta la tombola con le cartelle e le potete ritagliare, poi magari con i ceci, poi questo, c'è tutto il gioco con le carte dell'accoppiare le carte, no? I test, così bambini, le schede da colorare per poti, insomma, questo me lo tengo io, e questi sono i primi acquisti di Natale che ho fatto quest'anno. Sono contenta perché sono acquisti che non tradiscono la mia indole creativa. Volevo suggerirveli, sono pensierini, anche un solo libretto da regalare a un bambino con 7,90 euro, 6,90 euro, fate un regalo carino e che non è circoscritto al mero materiale che state regalando. State regalando un libro, quindi la potenzialità di sviluppare la creatività e tanti giochi insieme adesso e fare compagnia a quel bimbo per molto molto tempo. Mi piacciono molto queste edizioni del Borgo, mi piacciono, non le conoscevo. Attenzionate i libri, chiedete appunto se nelle vostre librerie, nelle librerie vicino a casa vostra li vendono, perché sono veramente dei libriccini fatti bene. I progetti sono carini, e la cosa che guardo io nei progetti, ecco, questo volevo dirvi, perché molto spesso i progetti che sono nei libri sono carini, ma sono carini per me che li so fare.
che ho altro materiale, che conosco tutti i materiali. Questi progetti invece sono carini perché mi rendo conto che sono fattibili per tutti, dai bimbi piccoli così alle persone grandi e anche magari gli insegnanti che vogliono proporre qualcosa di diverso ai loro piccolini. Bene, vi ho recensito quindi questi libretti, una recensione appunto che ho fatto adesso tornando dal mio giro di acquisti, quindi data di cuore, nel frattempo sto girando anche degli altri video, quindi ho inserito anche questi acquisti che ora andrò a incartare, la seconda parte del Natale che mi piace di più, incartare i regali. Volete un video su come incartare i regali? Fatemelo sapere qua sotto. Bene, non mi rimane che salutarvi e rimandarvi al prossimo video. Vi mando un grande bacio, vi aspetto a Bologna il 22 novembre, e trovate nel box informazione link del video dove ne parlo e sulla pagina Facebook la pagina evento. Non ci rimane che vederci al prossimo video. Da Ombretta e da Arte per te è tutto. Arrivederci!